Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, siamo a Nova Gorizia, dolce passeggiata di San Nicolò dal 3 al 10-12-2021, intervista anche il sindaco Clemen di Nova Gorizia e poi ci sarà l'inaugurazione, adesso intanto facciamo parlare la responsabile, Laura Persoia. Dimmi qualcosa adesso di questa iniziativa bellissima che si parte oggi. Allora, quest'oggi parte appunto partono le festività qua a Nova Gorizia. Il gruppo KIT insieme al comune ha pensato di illuminare queste feste all'insegna dell'ecosostenibilità. Abbiamo in programma tanti piccoli appuntamenti e iniziamo quest'oggi con questa passeggiata, questa dolce passeggiata di San Nicolò. Si tratta di un'iniziativa rivolta a promuovere o comunque ad incentivare le persone che abitano in città, ma anche quelle che vengono a visitare Nova Gorizia, a fare una passeggiata per il centro di Nova Gorizia facendo una ricerca, praticamente una caccia al tesoro, per poi vincere dei gustosi premi qua presso il Caffè Dolce Vita del Perla. Si inizia appunto qua dal Caffè Dolce Vita del Perla e io vi invito a seguirmi a prendere questo Deppian che ci indicerà poi per la via della caccia al tesoro. La caccia del tesoro, speriamo che sia un bel tesoro. Certo che sì, è dolce. È dolce, ok. Allora, oppa. Ecco, siamo entrati alla Dolce Vita. Qua ci sono i dépliants. Eccoli. Vediamo un po'. Così. Fammi vedere il logo. La dolce passeggiata di San Nicolò. La dolce passeggiata di San Nicolò. E questa è oggi o è dura fino a... Tutta la settimana, inizia oggi e si prolunga fino al 10 dicembre. Fino al 10 dicembre? Esatto. Benissimo, e uno può venire sempre la sera a questo discorso? Tutto il giorno. A tutto il giorno? Si può arrivare a qualsiasi tempo del giorno, si tratta di una passeggiata non collettiva ma individuale. Individuale, esatto. Praticamente si parte qua dal Perla prelevando questo Deppia, sì, dove c'è una bellissima canzoncina di San Nicolò, sì, e San Nicolò ha dimenticato tre parole. Noi andiamo adesso alla ricerca di queste tre parole che sono nascoste negli addobbi natalizi sparsi per il centro cittadino. Allora diciamo che da oggi, che è il giorno 3, fino al 10 dicembre, uno può venire anche la mattina, si prende questo dépliant e si fa questo bel giro e sperando di trovare questo bel regalo e anche le parole giuste. Esatto, poi ecco, si compila queste parole mancanti all'interno di questo dépliant e se lo consegna. Ah, in questa cassetta? Perfetto. Alla fine noi, dopo il 10 dicembre, faremo un'estrazione a premi e i vincitori naturalmente si potranno degustare delle dolci sorprese qua al Caffè Dolce Vita. Una bellissima iniziativa. Allora adesso facciamo la partenza, no? Esatto, adesso partiamo. Allora, grazie mille. Non vi posso dare tanti suggerimenti, però visto che ci siamo, mi raccomando Roby, non filmare già la risposta perché non può più non mi quindi queste qua iniziano le parole nascoste e il percorso, quindi si inizia appunto qua subito uscendo, si capisce che questa sarebbe la prima parola da inserire, quella in governo e quella in italiano. Non l'ho filmata vabbè, ok, quindi sono tre le parole. Non si tratta di una traduzione diretta perché la canzone italiana non trova mai tempo. Ok, allora andiamo al percorso. Bene, adesso andremo all'inaugurazione della via Delpina, che si chiama Delpinova, dove c'è il park. Poi ci sarà l'accensione delle luminarie qua a Nova Gorizia. In più ci sarà l'intervista al sindaco Clemen di Nova Gorizia, sentirete che belle parole. Vai. Poi okay, invece devo salutare Mirka, la detta del comune, e poi piazza, devo salutare anche la grandissima quella che ci porta adesso, piazza Laura Persoia, la detta lì del casinò. Adesso andremo un attimo, come vi ho detto, andremo lì in quella via Delpinova, che ci sarà l'inaugurazione, ci sarà l'inaugurazione della Laura, nuova via. Qua vedremo la seconda parola. È nascosta.
si accenderanno molto Qua siamo in piazza. Allora, cari amici, troviamo sempre le luci sono ancora piazza. Spente, che dopo ve li farò vedere dopo. Guardate. Adesso stiamo andando al Casino Park, dove che c'è questa via dopo che è stata restaurata, veramente molto bella. Okay. Una nuova vita di questa via del Pinova. Qua c'è un'altra parola, in questi dintorni si trova un'altra parola nascosta. Sì, sì. Ecco, però non dobbiamo farla vedere. Assolutamente no, perché l'ha scoperta. Eh sì, esatto. Allora... sì, appunto, gli addobbi sono... Sono? Sono ben presenti, ecco. Sono ben presenti, che adesso dopo le 5 si accenderanno, no? Sì, sì, ma si accenderanno dalla via del Pinova dove noi andiamo adesso. Ok. Dopo le 5. Bene, salutiamo la signora Mirka col berretto rosso. Allora siamo arrivati sulla via del Pinova, la nuova via praticamente quella più bella della cittadina. E siamo davanti al Casino Park, dove abbiamo nascosto la terza parola mancante. Ecco. Ed è nascosta anche qua su qualche pacchetto regalo. Su qualche pacchetto regalo, però non dobbiamo... Vicino all'entrata, ma non diciamo così. Non dobbiamo vederla. Perfetto. Chiudiamo qua. Io invece vi faccio una bellissima panoramica. Questo è il Casino Park. Guardate un po', qua ci sarà adesso l'inaugurazione di questa via alpina, l'hanno rinnovata, vi ricordate c'erano tutti i parcheggi, guardate che come lavorano Nova Gorica e la grande IT, ecco, guardate, questa è una cosa bellissima, rinnovato, anche per la capitale della cultura, là è il famoso grattacielo, eccolo, giriamo. Vi faccio vedere un attimo, guardate un po'. Allora, come vi ricordo, la passeggiata del San Nicolò, dovete trovare queste tre parole di questa musica, mi raccomando, abbiamo fatto appena vedere e ci sono dei regali veramente speciali. Sentiamo adesso il sindaco. Abbiamo con noi il grande sindaco, il sindaco Clement, un grande sindaco di Nova Gorica. Allora, io voglio sapere, cosa fate quest'oggi? Almeno ho capito che fate l'inaugurazione di questa bellissima strada, l'accensione delle luminarie, una cosa veramente questa importante. Questa è una strada particolarissima. Ho visto. Era la prima strada con i negozi a Nova Gorica. Sì. Negli anni 50 qui si facevano gli edifici dove sotto c'erano i negozi che servivano alla città in costruzione. Nova Gorica negli anni 60 era negli anni 50 in piena costruzione. E quindi questa strada, quando è stata costruita, era il primo, come dire, centro commerciale all'aperto. Sì. E sull'altro lato, prima del casinò, qua c'era un piccolo albergo, ma anche un ristorante con un plateau dove si danzava. Sì, mi ricordo, sì. Io ho i filmati. Sì. Adesso cosa facciamo? Sì. La ricreiamo, la reinventiamo come una promenade, una passerella, una promenade. Una passeggiata. Una passeggiata, sì. Sì. Del tipo mediterraneo, con gli alberi al centro. Alberi sono la ricchezza di questa via, soprattutto nei mesi estivi fanno un effetto di ombra e di ma di tranquillità anche, anche no? Di tranquillità, se il centro quello più chiassoso è di là, sì, e invece questo è più tranquillo, sì, no, signor sindaco? Un centro alternativo, esatto. Signor sindaco, un specifico tipo di locali che contiamo si possa aprire, sì. Comunque, se un sindaco vedo che lei, visto che è stato eletto, penso da 2 anni, no? Penso dovrebbe essere. Sta lavorando in un modo pazzesco, vedo ultimamente. Abbiamo una Nova Gorica che sta volando. Ma una città che vuole essere una città europea, una capitale europea, deve sempre rinnovarsi, sempre reinventarsi, sempre creare nuovi spazi. Novità, esatto. Ecco, questo è il bello di questa città, perché io vedo, perché io filmo di qua, filmo di là, io ho fatto la vostra nel 1991, le vostre a Slovenia nelle barricate, ho 34 anni di storia di questa vita tra le due città.
e vedo che questa città sta crescendo veramente molto bene, anche oggi che inauguriamo questa via di grande valore, grazie anche a questo grande sindaco. Sì, sta crescendo, però se non cresciamo insieme, Gorizia, Nuova esatto. Gorizia e poi anche St. Peter, rimarremo sempre per un lungo periodo periferie di due paesi. Dobbiamo crescere insieme. Una città di 1000 anni che è Gorizia, sì. Una città di 70 anni modernista, sì. Come Nuova Gorizia, insieme danno una combinazione fantastica che esatto. L'Europa e il mondo non hanno visto. Esatto. È una combinazione eccezionale. Questo che è il nostro vantaggio, questo che dobbiamo mostrare al mondo, e di questo dobbiamo essere famosi. E le dico, sindaco, dopo chiudiamo, le dico che io ho mandato in onda questa settimana proprio un servizio, ho detto che le due città, se non sono unite, non c'è la forza. Per essere forti bisogna che siano Gorizia, che Nova Gorizia siano insieme e che sia un'unica realtà per vincere anche le altre città che sono più grandi, signor sindaco, no? In tutti i sensi, ecco. Sociale, economico, esatto. Di crescita, in tutti i sensi possiamo fare un grande passo avanti e diventare il centro esatto. di una regione transfrontaliera e famosi in tutta l'Europa e anche in tutto il mondo. Vero, signor sindaco. Come giustamente ha ribadito sì. Il Presidente della Repubblica Italiana. Sì. Siamo un esempio per tutti. Per tutti, esatto. Senta, per concludere, vuoi fare gli auguri di Buon Natale? Auguri di Buon Natale e tanta felicità. Auguro a tutti i cittadini di Gorizia, Nuova Gorizia e di tutta la regione intorno un anno di felicità. È un fantastico Natale. Di grande crescita. Di grande crescita. Sì. Grazie, signor sindaco. Grazie a lei. Grazie. Ecco qua. Questa famosa, bellissima via, diciamo. Come dice il sindaco, qua ci saranno dei vari negozi di vari generi e sarà una cosa bellissima. Adesso ci sarà il taglio del nastro, della via. Io vi faccio una panoramica. Ecco qua. Adesso ci sarà il taglio. Io ho appena fatto l'intervista al sindaco, veramente parla molto bene, speriamo, come dice lui, di essere uniti, perché le due città devono crescere, se uno è di qua o uno di là non si cresce. Questa è la presentazione. Pomen in Namenia io tudi v luči prihajajoče evropske prestolnice kulture 2025, ker si želijo, da ulica postane ulica številnih kulturnih dogodkov. Pred uradno otvoritvijo, pred prižigom novoletne okrasitve, ki so jo letos na mestni občini nadgradili skupaj z družbo HIT, k besedi vabim novogoriškega župana, da pospremi odprtje ulice ter začetek prazničnega utripa v mestu. Župan mestne občine Nova Gorica, dr. Klemen Miklavič, izvolite. Lep pozdrav, dobro večer, jaz sem vam obrnil kar proti smeri, kjer je največ ljudi, kar nas preseneča, namreč danes nimamo dovoljenja za veliko prireditev, ampak očitno ste občanke in občani zelo z nekim pričakovanjem gledali v ta datum, ko končno odpiramo to našo ulico, namreč to je bila ulica številka 5. Prva goriška nakupovalna ulica, dajmo ji reči goriška 5. Avenija in danes končno lahko to ulico ponovno oživljamo in dajemo nek poseben značaj, tudi neke posebna prometna pravila, ki so prva takšna to vrstna prometna pravila v našem mestu, se pravi, da imajo pešci, kolesari prednost, da so avtomobili zniženi na 20 km na uro. Če se bo tu obneslo, potem se bomo naprej razvijali po tej poti, kajti to je značilnost vseh modernih evropskih mest. Pešec in kolesar imajo prednost. Z prenovo te ulice, s to posebno prenovo, s posebnim tlakom, bomo ulici tudi dali značaj prizorišča dogajanja, se pravi, tukaj bojo tržnice, stojnice, neke prireditve poletne, zimske tudi. Tržnica se bo lahko razširila, tržnica je še tisto, kar najbolj živi tu pri nas, na tej ulici in upamo, da si bo tudi Kazino Parko pomogel in da bo uresničil tisto, kar je planiral pred časom, da bo odprl
lokal v stilu, kot je že nekoč bil lokal Tropicana, navzven na ulico in bo ulica dobila javni program tudi iz zahodne strani. Ne bom več dolgo govoril, vidim, da ste občanki in občani sami radovedni in prišli na to ulico. Zahvaljujem se vsem, ki so poskrbeli, da je ta ulica končno le dobila podobo. Tistim, ki so se trudili, da so ohranili vsa drevesa, nekaj malega jih je šlo, ampak smo jih posadili več, se pravi, ta ulica ima več dreves zdaj, kot jih je imela, ko smo začeli delati. To je bilo zelo zahtevno dosežiti, da smo ohranili, kajti drevesa so ravno zdaj še bolj izrazita prednost te ulice, kajti veliko, velik del leta v Novi Gorici je zelo vroč. Zato potrebujemo ulice, ki so senčne, ki so lepa promenada, sredozemska promenada, kot se spodobi za sredozemsko mesto. Torej, naj živi Nova Gorica, ki širi svoje mestno jedro, naj živi mestno življenje, naj živi spomin na čase, ko je to mestno življenje nastajalo in naj živi Delpinova ulica, Goriška, 5. avenija. Hvala. Hvala lepa županu. In zdaj pa je čas še za uradno otvoritev prenovljene Delpinove ulice in prižig novoletnih lučk po mestu. Trak je pripravljen, škarje imamo, župana dr. Klemna Mikleviča in vodjo službe za investicije na Novogoriški mestni občini. Zdaj čaka še glavna naloga. Vabim ju, da prerežete trak za odprtje prenovljene ulice in uraden vstop v praznično dogajanje v mestu. 3, 2, 1. Mestna občina Nova Gorica Delpinovi s prerezom traku vrača sijaj in živahnost. Družba Hit pa je poskrbela, da bo na Delpinovi ne le lepo, ampak tudi dobro in okusno. Začasno zaprtje so v centru park izkoristili za prenovo ambienta in gostinske ponudbe. Zaživela je nova samopostrežna restauracija Panorama, ki obiskovalcem prinaša sproščen obed tudi brez vstopa v igralnico. Park pa se ponosno predstavlja kot pravo kulinarično središče v objemu primorskih vinorodnih okolišov. Vabljeni torej k obisku, vabljeni pa ste tudi, da se danes prehodite tudi do središča Nove Gorice. Tudi Bevkov trg je zasijal v prazničnih lučeh. Vsem skupaj želimo en lep večer in kar se da čaroben praznični december. Però adesso stoppiamo un secondo. Signora direttrice, vada. Vada, perché la principessa deve andare avanti, Dai. Preferisco di no. Dai. Un secondo. Ecco la principessa che va. Aspetta. Ecco qua, perfetto. Adesso andiamo a vedere questo bellissimo ristorante, questa è la direttrice qua a sinistra, un gioiello, io ho fatto l'inaugurazione Catherine, di sembra che casino, sia il nome giusto, sì, devo dire che qua io ho fatto l'inaugurazione di questo nuovo casino, ce l'ho ancora i filmati, dovrei solo sapere la data, però adesso noi andremo in questo bellissimo ristorante Panorama, che adesso vi farò vedere, ci illustrerà anche, guardate che scalinata, una cosa favolosa, cari amici. Però vi ricordo, qua potete venire anche col tampone, non ci vuole il green pass, tampone, guariti,
Green Pass, comunque ricordate il tampone, cose veramente speciali. Adesso guarda che lampadario. Adesso ci illustrerà sempre la grandissima Laura Persoglio, grande gioiello. Saluto sempre la direttrice, una bionda speciale. Laura, dimmi qualcosa anche a me. Allora, ci troviamo adesso al nuovo ristorante Panorama, che è praticamente la soluzione semplice, veloce, ma sempre genuina, presentata al pubblico in occasione dell'inaugurazione della nuova via del Pinova. Si tratta di un ristorante che è aperto sia al pubblico che non è ospite dell'albergo oppure del casinò, quindi ci apriamo verso l'esterno con questa soluzione culinaria, ma naturalmente proponibile poi anche per gli ospiti dell'albergo e del casinò. Questa è una soluzione valida sia per pranzo, perché il ristorante è aperto dalle 12 alle 15, e poi per le sere è aperto naturalmente tutti i giorni per le cene. Si paga un prezzo fisso di 17 euro per qualsiasi consumazione, naturalmente bevande escluse. E naturalmente è un po' per tutti i gusti, perché comunque c'è una vasta scelta di piatti, partendo naturalmente dai antipasti, dai primi, poi naturalmente secondi di carne e pesce, tantissime verdure, frutta, e naturalmente poi c'è sempre l'ottima scelta dei vini, perché comunque Park si trova proprio in mezzo, nel cuore delle tre regioni vinicole più importanti della Slovenia. Siamo ben fieri di presentare in questo spazio dei produttori di vini, i loro vini, e di avere la possibilità di presentarli a tutti i nostri ospiti facendo degustazioni. Senti Laura, come che si entra? Somiglia di entrare in un castello, in un castello principesco. Hai visto l'entrata, come si viene su per le scale? È veramente... Questo è il parco. Il parco è stato anche il primo albergo di Nova Gorica, quindi questa tradizione culinaria o comunque di ospitalità ha veramente una lunga tradizione. È veramente molto importante. Senti, allora mi fai vedere il ristorante? Certamente, facciamo questa passeggiata così. Sì. Ecco qua. Poi iniziamo dalla fine, perché come proponiamo una vasta scelta dei dolci. Qua ci sono dolci, dei dolci favolosi, ragazzi, veramente. Poi naturalmente la frutta, e andiamo nella parte del buffet delle insalate. Sì. Eccolo qua, le verdure, poi gli antipasti, guardate che composizioni bellissime. E poi ci sono sempre i primi, che qualche di noi qua, che vengono preparati. Praticamente serviti da soli, ci si serve da soli? Sì, è un self-service. È un self-service, perfetto. Ecco, io faccio vedere una panoramica anche di appunto quello. Per questo allora si chiama Panorama. Panorama, ecco qua. E qua ci sono i secondi, ok. Allora io faccio il giro un attimo, faccio la panoramica, come dici tu, il panorama. Guardate che locale favoloso. Però adesso ti chiedo ancora una cosa. Allora, per entrare in questo locale, Laura, diciamo che uno può avere basta il tampone, giusto? Laura? Sì, adesso siamo il 30 dicembre in Slovenia. Per entrare nelle strutture di ristoranti, alberghi e casinò serve o il tampone o la vaccinazione oppure la guarigione. La guarigione, il Green Pass, diciamo. Il Green Pass completo. Completo, perfetto. Perciò uno, se ha il tampone, può venire tranquillamente. Esattamente. Può venire a cena tranquillamente in Slovenia. Tranquillamente, in questo invitati. Posto. Perfetto. Senti, cara Laura, allora, noi vogliamo concludere con gli auguri di Buon Natale, o c'è ancora qualcosa che mi vuoi far vedere? Assolutamente, siamo davanti alle feste. Il gruppo HIT, come il Casino Park e il Perla, pensano sempre a dei momenti di serenità, quindi auguriamo a tutte le persone
delle giornate di festa tranquille, serene, ma soprattutto piene di felicità e tanta tanta salute. Senti, per concludere, vuoi darci un bacio e tiri giù un attimo la mascherina per far non vedere? Non posso farlo, non perché puoi farlo? Per adempiere a tutte le regole necessarie bisogna portare la mascherina negli ambienti interni. Va bene, mando un bacio lo stesso, va? Ok. Senti, grazie Laura, ci vediamo alle prossime e buon lavoro. Altrettanto. Vediamo. Eccola qua, la picca. Aspetta un attimo. Siamo malo. Ciao, ecco qua. Aspetta così. Dimmi. Tu hai fatto le riprese del cuoco? No. No, ok. Lo dovremmo far uscire. Sì. Niente, un grande appetito. Vedi, dai numeri adesso. Con i calamari. Ok, perfetto. Facciamo finta che io abbia ordinato questa sì. cosa. Ok, poi la prendo io. Vuoi anche un po' di pasta? Sì. Ecco qua, vi presento il chef cuoco, il suoco, veramente un speciale. La direttrice ha detto che bello, chiaro, va bene, la direttrice si intende, la direttrice del casino. Qua invece siamo al ristorante, questa è stata l'apertura di questa buonissima bottiglia, il vino sia italiano che sloveno, hanno dei vini speciali. Ecco, vai. Diciamo un grande saluto a Laura Persoglia, quella lì in fondo, giriamo, e a destra saluto la grande Sonia e a sinistra il giornalista che è di grado, adesso non mi ricordo il nome. Partiamo però da parto qua. Da qua, dal casinò, perché vai. Adesso vi faccio vedere come sono state accese le luminarie a qua Nova Gorica, questa è la via del Pinova, che devo ricordarmi bene, del Pinova, esatto. Poi devo ricordarvi la passeggiata di San Nicolò, che parte dal 3 fino al 10 dicembre. Perciò potete venire anche di mattina, vi prendete, fate il giro, andate a cercare le paroline giuste, poi le portate lì e voi mettete dentro nella cassettina come vi ho fatto vedere prima. Ecco, e lì ci sono dei regali speciali, cari amici. Vi ricordo, sono dei regali speciali. Poi, guardate qua, le luminarie accese, una cosa favolosa, amici. Bene, questa è la piazza. Vi ricordo che per andare al ristorante non c'è problema, potete dare il tampone tranquillamente. Il tampone anche per andare al bar e per sedervi. Non serve il Green Pass, non serve. A Nova Gorica ancora no. Allora vi ricordo, per andare al ristorante basta il tampone. Avete visto un ristorante favoloso, 17 euro, ma avete visto che piatti, ragazzi? Io ho assaggiato ma dovevo andare via, ma perché? Peccato, vabbè. Comunque, allora vi ricordo, qua mi sono in piazza a Nova Gorica, vi faccio vedere le luci come avevo fatto vedere prima, erano chiuse, adesso le luci le hanno aperte. Il sindaco Clement, grande sindaco, grande persona, ma sono persone che lavorano, che si danno da fare, che lavorano. Io non so, adesso quest'anno anche a Gorizia, vedremo sto albero se ci sarà o non ci sarà, non si sa ancora. Comunque domani ci sono le bancarelle, come vi ho detto, guardate i bambini, tutti felici, guarda che roba. I bambini sono la nostra vita, bisogna tenerli vivi e felici, mi raccomando, felici. Ecco, devo dire che sì, a Gorizia ci sono le bancarelle, c'è le frittelle, da quella bella coppia che vi ho fatto già vedere le foto. Adesso andiamo verso il comune, qua ci sono le luci tutte belle accese, abbiamo anche noi, però visto che in castello già la stella non c'è, è già spenta, non si sa, vabbè.
Comunque intanto proseguiamo questa strada. Io torno di nuovo da dove che sono partito, da dove che si partirà, si viene a prendere, si comincia a fare il giro a vedere, e mancano tre pezzi di musica del San Nicolò. Tre, dovete indovinare tutti e tre e poi portarlo lì dove che si imbuca dentro la cassetta, poi ci sarà anche l'estrazione e poi ci saranno i regali lì alla Dolce Vita, e dei dolci, delle cose veramente speciali, poi il famoso, guardate un po' qua la festa, la gente, il pienone, e poi ci saranno l'estrazione finale, nel finale. Bene, qua sto facendo una carrellata, qua c'è una bella tenda dove ci sono gente che si ristora, bar, guardate un po'. Tutti felici. Vi ricordo sempre che qua non serve il Green Pass. Se avete il tampone, tranquillamente, poi dovete avere il Green Pass, è chiaro, no? Green Pass. Il comune. Che siete guariti, tutte queste cose qua. Ecco. Però alla fine basta il tampone per andare al bar, ristorante, per mangiare, cari amici. Ecco. Bene. Allora adesso noi salutiamo anche, saluto la direttrice del Casinò Park. Il movimento. Un gioiello, cari amici, un gioiello, una bionda speciale del segno del toro. Potente, sì. Potente. Bene, adesso sto tornando indietro, siamo qua partiti. Siamo nella strada principale di Nova Gorica. Ecco. Ecco, comune. Lì c'è il comune. Adesso mi avvio verso il Perla. Andiamo dov'è? Dove che si partirà per la famosa passeggiata di San Nicolò. Si parte da lì e si arriva fino al parco, perché praticamente le tre domandine le trovate verso la strada. Ricordate, non vi ho fatto vedere niente io, mi raccomando. Ecco, siamo in fase di conclusione, cari amici. Saluto la grande Persoia, che è una donna veramente speciale, veramente speciale. Del segno della bilancia, cari amici. Bene, comunque una donna veramente super speciale, la detta stampa qua del Casinò IT. Ecco, qua sono arrivato alla Dolce Vita, dove che si partirà, Per quel per prendere il dépliant per andare a trovare i